Diciamo che è da 30 anni da quando ho iniziato a pubblicare libri di orientamento didattico, pedagogico, che cerco, no, di spostare il baricentro della scuola dal controllo all'apprendimento, dal giudizio allo sviluppo delle risorse personali. La questione del conflitto, da questo punto di vista, è la più critica in assoluto, perché nella storia anche della pedagogia, dell'educazione, diciamo, il litigio fra i bambini ha sempre goduto di pessima fama. I bambini litigiosi sono sempre stati una categoria problematica, al punto che erano a volte gli stessi insegnanti a segnalare alla mamma litiga, ecco, come se fosse, no, una colpa, se non una condanna. E allora il mio sforzo, che poi si è sostanziato letteralmente in un metodo fra il 2011 e il 2012, è stato proprio quello di liberare i bambini dalla colpa del litigio. Litigare non può essere una colpa, è un modus vivendi dell'infanzia, cioè un bambino sano litiga. Bambino che ha problemi non litiga. È il modo naturale che hanno i bambini di regolare i loro contrasti, che sono tantissimi, perché il bambino ovviamente è molto centrato su di sé, in qualche modo è autoreferenziale, la sua morale è molto molto semplice. Quello che è mio, quello che è tuo cerco di prenderlo. E allora il litigio scoppia per un non nulla, ma attenzione, i bambini litigano con i loro amici, non litigano con gli estranei. Questo ce lo conferma la ricerca scientifica. E allora qual è lo scopo degli insegnanti? Di bloccare i litigi, impresa impossibile, per giunta mortificante, perché il bambino sa che litigare è l'unico modo per dirimere una serie di questioni con i suoi amici, anche per stare insieme, o viceversa, cercare di aiutare, no, i bambini a litigare bene. Ecco, io ho preso questa seconda strada, litigare bene, e da lì ho inventato un metodo, assunto anche da tutto il mio istituto, il Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti. Il metodo sta girando tantissimo, grazie anche alle pubblicazioni, grazie anche adesso a Psicologia e Scuola, che ha pubblicato un ampio articolo su questo metodo. Ma insomma, siamo arrivati in Russia, in Germania, stiamo girando l'Europa, proprio perché c'è interesse. È semplice, molto semplice, ma ovviamente qual è il problema? E che ogni insegnante si porta dentro, nella sua biografia, nella sua storia di bambino, qualche tema di giustizia, ecco, qualche tema di risarcimento, qualche tema, come dire, che gli rimanda prepotenze e quant'altro. Per cui la gestione, no, dei litigi infantili, anche adolescenziali, non è mai spuria, ma è sempre densa di complicazioni emotive. Vediamo come insegnanti nei bambini qualcosa che i bambini non manifestano. Cioè, vediamo quella colpa che i bambini non sentono, vediamo quella violenza che i bambini non hanno. E allora ecco, il metodo è anche molto semplice: non cercare il colpevole, non dare la soluzione e arrivare a quello che è il cuore del metodo, ossia aiutare i bambini a parlare non alla maestra, ma a parlarsi tra di loro di quello che è successo, ossia darsi la reciproca versione. E questo è il segreto del successo, perché nel momento in cui possono parlarsi, o addirittura quando sanno scrivere, riportare su un foglietto la propria versione dei fatti e trasferirla al compagno con cui stanno litigando, oppure usare il nostro classico gomitolo, per cui parla chi ha in mano il gomitolo, ecco che c'è una decontrazione emotiva. E nel giro anche di pochi secondi, quando sono piccoli, di qualche minuto, quando sono più grandi, riescono a trovare un accordo. Se lo trovano, viceversa, tornano semplicemente a giocare.
Cosa deve fare l'adulto? Non entrare nel merito dei loro contenuti. Sono contenuti strani. I bambini vedono quello che vedono, pensano quello che pensano e comunicano quello che comunicano. Non possiamo, come dire, interferire. L'importante è che ci sia questo scambio comunicativo. Ecco, per cui anche nel caso in cui i bambini si mettessero le mani addosso e temessimo che si facciano del male, ok, possiamo bloccarli, ma poi applicare il metodo. Non cercare il colpevole, non dare la soluzione, aiutare la versione reciproca, favorire l'accordo tra di loro. Quattro passi, semplici, ma come dire complicati, perché ogni tanto nel vissuto dell'insegnante compare il fantasma della propria infanzia e quindi si attribuiscono ai bambini dei significati comportamentali che i bambini non hanno né voglia né intenzione di agire. Ecco, dobbiamo accettare, uscire dalla logica del controllo e entrare in quella dell'apprendimento. Aiutiamoli a litigare bene piuttosto che bloccare i loro litigi.